Resta pesante il bilancio del Covid a Prato, dove la regione segnala nelle ultime 24 ore altre 4 vittime, tra loro anche un uomo di 45 anni che era ricoverato a Careggi. Le altre 3 vittime pratesi sono 2 uomini di 76 e 91 anni e una donna di 84, tutti deceduti al Santo Stefano. Sono invece 157 nuovi contagi, in linea con quelli degli ultimi giorni, e anche oggi sono una quindicina i casi relativi a persone di nazionalità cinese. Con gli ultimi 4 decessi, il totale da inizio pandemia per l'area pratese sale a 423 persone morte dopo essere state infettate dal coronavirus. Rimane molto alta l'incidenza in provincia, la più colpita in Italia per numero di casi ogni 100.000 abitanti. Se ci spostiamo ad analizzare i dati dell'intera Toscana, sono 1.473 i nuovi positivi, con età media di 46 anni, mentre sono 22 i decessi. Aumentano di 20 unità le persone ricoverate nei posti letto dedicati a pazienti Covid negli ospedali toscani. 4 di questi sono in terapia intensiva. A Prato ci sono 176 pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e 17 in terapia intensiva, mentre per le cure intermedie sono in totale 82 ricoverati tra la Melagrana e il centro Pegaso all'ex CREAF.